Salve a tutti, siamo alla prima puntata del podcast Tax Planning Internazionale. Che cosa vorrà dire questa strana e astrusa parola? Tax Planning Internazionale è semplicemente la pianificazione fiscale della tua azienda o della tua attività per massimizzare al meglio le spese fiscali. Si possono massimizzare le spese fiscali, vedremo come in una serie di podcast con le puntate che verranno. Io sono con Luca Tagliatela. Ciao Luca. Ciao Valerio. Luca è un tributarista che si occupa appunto di tributario internazionale, di pianificazione fiscale, e sarà lui l'esperto che ci illustrerà tutte queste pratiche. Cominciamo col dire che la pianificazione fiscale è vista molto male dai media in generale. Tutti conosciamo i documentari della trasmissione Report che disegna come diabolici questi imprenditori che vanno all'estero. Spesso è vero, cioè nel senso che spesso veramente la pratica della pianificazione fiscale è associata a attività elusive, quindi illegali, quindi sicuramente c'è questa realtà, non la si può negare, però c'è anche da dire che è una pratica che si può tranquillamente fare in maniera legale, cioè la legge italiana internazionale prevede che un'azienda possa strutturarsi in maniera intelligente e diversificata tra le varie legislazioni. Senza dilungarmi oltre, partiamo subito con l'argomento del giorno. L'argomento del giorno è un'introduzione sui paradisi fiscali. Ok, cominciamo un attimino a chiarirci le idee prima di entrare proprio nel dettaglio. Che cosa sono i paradisi fiscali? Luca, ci vuoi illuminare? Assolutamente sì, Valerio. Che cos'è un paradiso fiscale? È semplicemente un posto, un paese nel mondo dove il livello di tassazione è inferiore, a quello a livello di tassazione previsto in Italia. Sostanzialmente è un livello di tassazione inferiore a più del 50% di quello previsto in Italia, per intenderci. Se in Italia il livello di tassazione è del 33%, sarà considerato paradiso fiscale un paese dove la tassazione è inferiore al 17,5%. Questo per dare un dato tecnico immediatamente quantificabile da chi ci ascolta. Però in sostanza, nel termine invece della sua accezione più generica, un paradiso fiscale è semplicemente un paese dove si pagano meno o zero tasse. Ok. E a proposito dell'escursus, della digressione che facevi prima tu sulla demonizzazione dei paradisi fiscali, no? Sull'utilizzo che spesso demoniaco fanno i media e quindi spaventando l'opinione pubblica riguardo l'utilizzo dei paradisi fiscali o di strutture più complesse, io volevo semplicemente ricordare in questo frangente che non c'è nulla di male ad approfittare nei limiti della legalità di paesi con una tassazione agevolata. Questo rientra nell'ottica di quello che tu hai chiamato, hai giustamente descritto pianificazione fiscale internazionale. E come anche ricordavi tu, una cosa è frodare le autorità e quindi nascondere nascondere i soldi in paradisi fiscali, portarli all'estero per sottrarli al 100% all'imposizione fiscale italiana. Questa è una cosa illegale e ricordiamo che può portare numerosi problemi anche penali, quindi sicuramente è una delle pratiche che noi non pubblicizziamo. Però dall'altro lato, quando si ha a che fare con un'impresa strutturata, quando si è un imprenditore, è giusto anche affacciarsi all'estero e capire quali sono le possibilità da sfruttare per massimizzare il proprio carico fiscale nel rispetto della legge. Ci tenevo, insomma, a questa piccola digressione, perché Certo, secondo me è importante per chi ci ascolta. tant'è che poi sappiamo che questa materia, la pianificazione fiscale internazionale, è anche oggetto di master e di corsi di laurea in università europee, quindi è perfettamente una materia perfettamente discussa nell'ambito accademico, accettata, che viene applicata in maniera perfettamente trasparente. Chiaro, anche perché in realtà si tratta di far applicare le leggi nel rispetto delle amministrazioni fiscali internazionali, perché di fatto poi
tutta la pianificazione fiscale è un incontro-scontro tra professionisti e fisco dei vari paesi del mondo. Perché? Perché molto spesso le norme sono o poco chiare o non definite o lasciano chiaramente spazio all'interpretazione e quindi se ne discute. E spesso appunto in questi master che citavi tu, in realtà sono proprio delle modalità di incontro proprio tra professori, professionisti e invece esperti dell'Agenzia delle Entrate di tutto il mondo. L'importante, ecco, è evitare quelle pratiche estreme di cui parlavamo prima, quindi sottrarre al 100% sfuggire al 100% alla tassazione in maniera illecita. Ok, quindi abbiamo capito che possiamo in maniera legale, quindi dormendo tranquillamente la notte, fare uso di legislazioni fiscali di tutto il mondo e adottare quelle che maggiormente insomma, ci fanno permettono alla nostra azienda di crescere e di ottimizzare il lato fiscale. Esatto, non è semplicissimo, bisogna sempre rivolgersi a un professionista esperto in materia, bisogna sempre sfruttare, utilizzare un legame effettivo poi con il territorio all'interno del quale si va ad interagire. Va bene, però vogliamo entrare un po' più all'interno dell'argomento e cercare di capire un po' di più di questi paradisi fiscali. Cioè, esiste solamente un tipo di paradiso fiscale oppure ci sono diverse tipologie, diverse sfaccettature? Che cosa ci dici, Luca? Chiaro, sì, abbiamo definito prima paradiso fiscale un paese dove si pagano meno tasse, no? In sostanza. Ovviamente tutte le legislazioni tributarie dei vari paesi del mondo differiscono in larga parte le une dalle altre. Per questo motivo anche i paradisi fiscali, cioè non esiste una sola tipologia di paradiso fiscale, ma è possibile raggrupparli in tre categorie. Abbiamo paradisi a tassazione zero, poi paradisi, o meglio paesi che tassano soltanto i redditi prodotti all'interno del paradiso fiscale, quindi per intenderci non tassano i redditi prodotti sul territorio diverso appunto dal paradiso fiscale, e poi abbiamo invece i paradisi fiscali a bassa imposizione fiscale. Ok, vuoi parlarci un po' della prima categoria? Sì, partiamo dai paradisi a tassazione zero, che sono quelli più ambiti, no? Di fatto sono quelli di cui si parla di più, sono quelli di cui spesso sentiamo parlare sui telegiornali, spesso sono quelli nei quali poi vengono promossi Localizzati nei tropici spesso. anche. Sì, sono quelli sostanzialmente dove ciascuno di noi magari ha trascorso qualche vacanza, dove vorrebbe andare in vacanza. Faccio i nomi più importanti, quindi il Principato di Monaco, piuttosto che le Bermuda, le Bahamas, Anguilla, St. Kitts e Nevis, le Cayman Islands, insomma tutti quei paesi che ci evocano immagini paradisiache, no? Quindi mare, sole e tasse zero, il paradiso perfetto per ogni imprenditore, di fatto. Di fatto che si tratta di un gruppo di paesi che non tassa, non utilizza le tre principali forme di imposizione fiscale, o meglio, non sono previste tasse sugli utili d'impresa, non sono previste tasse sui capital gains, sulle plusvalenze, per esempio quelle finanziarie, e non è prevista la tassa sulle successioni e sulle donazioni, quindi pensiamo ai casi di eredità. Ad esempio, in ogni caso c'è un neo ovviamente, nel senso da qualche parte anche questi paesi dovranno in ogni caso attingere a delle risorse economiche per quelli che sono i servizi seppur sparuti dello Stato. E quindi sostanzialmente ricordiamo che nonostante non esistano queste tre principali forme di tassazione, però molto spesso troviamo dazi all'importazione molto, molto, molto elevati, quindi probabilmente non sono dei paesi dove può essere intelligente aprire un'attività commerciale.
quindi un'attività di import-export piazzata in un paese del genere, sicuramente non è una mossa intelligente. Passiamo alla seconda categoria. La seconda categoria di paradisi fiscali l'abbiamo definita come i paesi che tassano solo i redditi prodotti nel loro territorio, quindi soltanto su i redditi che derivano da attività economiche svolte all'interno del territorio. Parliamo anche in questo caso di paesi piuttosto conosciuti, parliamo di Panama, di Costa Rica, della Costa Rica, di Hong Kong, o ancora di paesi forse ancora mai statisticamente più interessanti come le Seychelles, ma financo Singapore per certi aspetti in realtà. Quindi sono molto interessanti come legislazioni tributarie da utilizzare, proprio perché applicano la tassazione, lo ripetiamo, soltanto su i redditi derivanti da attività svolte all'interno del territorio stesso. Cioè, quindi facci capire, questi paesi applicano le tasse solamente sui redditi prodotti sul proprio territorio. Per cui se io, per esempio, creo un'azienda a Malta, che rientra in questa categoria, questa azienda pagherà le tasse solamente sui redditi prodotti a Malta, il che significa che se il mio mercato è localizzato al di fuori di Malta, io potrei addirittura arrivare a non pagare nulla. Giusto o mi sbaglio? A determinate condizioni assolutamente come dici tu, però per esempio bisogna fare attenzione, perché magari con un'attività commerciale, cioè un'attività di import-export, di vendita di prodotti, e quindi per esempio apri una società, le Seychelles, che vende nel resto del mondo, quindi per esempio facciamo che il mercato principale di queste attività sono gli Stati Uniti, allora in questo caso le Seychelles non tassano il reddito prodotto chiaramente dai vendite effettuate negli Stati Uniti. Però se prendiamo invece il caso di un business che si basa sulla prestazione di servizi, per esempio un business di consulenza, no? Il più vario, non basterà aprire un'impresa a Panama che svolga servizi di consulenza worldwide, perché in questo caso il reddito potrebbe essere soggetto a tassazione anche a Panama. Purtroppo, come dire, il concetto è abbastanza labile e dipende dal tipo di attività. Ok, va bene Luca. Allora abbiamo capito che in via di principio questa linea funziona in questo modo, cioè che non si pagano le tasse sui redditi prodotti all'estero, però comunque ogni paese ha delle particolarità, dei regimi particolari, quindi bisogna un attimino fare attenzione e stare attenti. Però questi paesi come Panama, che rientrano nella seconda categoria, in via di principio non ti tassano se produci redditi all'estero. Questo possiamo darlo per accertato. Assolutamente, quando i redditi sono di fonte estera, poi ovviamente, come abbiamo detto anche all'inizio, è sempre necessario analizzare il caso specifico, non si può dare un principio generale per tutti, però è importante sapere che questi paesi tassano soltanto il reddito prodotto all'interno dello Stato. Va bene. Poi tu ci dicevi che c'era addirittura una terza categoria di paradisi fiscali. Sì, i paesi fiscali sono quelli a bassa tassazione, cioè non hanno una tassazione zero, si tratta di paesi dove sostanzialmente sono paesi come dire, che hanno un sistema tributario avanzato, che sono paesi che vantano come dire, numerosi anni di storia. Parliamo di, per fare un esempio, Cipro, lo stesso Regno Unito, le Barbados, la Svizzera, quindi che è un altro paradiso fiscale per noi italiani molto importante, la Danimarca, il Belgio, l'Olanda, che è un altro paradiso fiscale a bassa tassazione utilizzatissimo da praticamente il 90% delle multinazionali di tutto il mondo, e non ultimo, per determinati aspetti che avremo modo di esaminare nelle prossime puntate, addirittura l'Austria è considerato come un paese a bassa tassazione.
Questo perché? Perché non perché di per sé questi paesi adottino un regime o meglio un'aliquota di imposta particolarmente bassa, perché alcuni di loro applicano delle aliquote che sono anche simili o si avvicinano a quelle italiane, ma per due motivi fondamentali. Primo è che perché alcuni di loro utilizzano o delegano alle imprese particolari zone o aree specifiche che vengono chiamate free trade zone. Sono delle aree dove se localizzi la tua impresa hai diritto ad alcuni vantaggi. Di solito questi vantaggi si concretano nell'esenzione di alcune tipologie di redditi, come per esempio i dazi all'importazione. Quindi le free trade zone sono proprio, nella maggior parte dei casi, sono delle zone dove delle aree dove se avvia un'attività di import-export sei molto avvantaggiato perché non pagherai dazi all'importazione, ma in realtà, per esempio, a Dubai esiste una free trade zone soltanto per le attività di commercio elettronico indiretto, quindi per la compravendita online di merci da ogni parte del mondo. E questa è la prima grande caratteristica di questo terzo gruppo. La seconda è che trattandosi appunto di paesi, come abbiamo detto, antichi, o meglio che vantano un numero di una storia importante, sono anche dei paesi che nel corso ovviamente dei secoli si sono mossi tantissimo a livello commerciale. Questo che cosa vuol dire? Che anche a livello politico e a livello diplomatico hanno stretto numerose convenzioni contro le doppie imposizioni. Le convenzioni contro le doppie imposizioni sono dei trattati internazionali stipulati tra stati che delimitano o limitano l'imposizione fiscale degli stati, o meglio, regolano come una determinata tipologia di reddito possa o debba essere tassata tra uno stato e l'altro. Per esempio, faccio un esempio, se abbiamo la sede principale della nostra società in Italia, però poi abbiamo una controllata in Olanda, quando l'olandese distribuirà i dividendi alla società italiana, si applicano questi trattati che vanno a intervenire sulle percentuali di tassazione dei dividendi. La faccio breve, poi esamineremo anche questo aspetto, diciamo, in altra sede. L'importante appunto è capire in questo frangente che questi paesi hanno due grossi vantaggi. Primo, free trade zone. Secondo, la possibilità di adottare un uso intelligente di queste convenzioni contro le doppie imposizioni. Questo comporta un elevato risparmio fiscale. Ho capito. Perfetto. Quindi diciamo che ci sono tre tipologie di paradisi fiscali che possono essere utilizzati in base anche alla grandezza dell'azienda, le dimensioni dell'azienda, se per esempio uno è un singolo professionista o se ha un'attività con 10 dipendenti o addirittura con 1.000 dipendenti. Diciamo, la differenza di convenienza dipende anche dall'ampiezza dell'azienda, offrono, diciamo, vantaggi diversi questi tipi di paradisi. Sicuramente l'ampiezza dell'azienda, così come il fatturato, così come la struttura, così come il numero di dipartimenti interni, sono tutti fattori da prendere in considerazione in un'ottica di pianificazione fiscale internazionale. Ecco, diciamo, e ti ringrazio per l'assist, questa terza categoria di paesi, tra l'altro, si parla sostanzialmente di paesi europei. È molto importante da questo punto di vista, cioè sono spessissimo utilizzati nell'ottica di una pianificazione fiscale intelligente. È chiaro che poi, a seconda appunto della struttura, del fatturato, delle relazioni commerciali, delle relazioni economiche, dei passive income generati, no? Quindi penso a imprese magari che non si basano sul commercio ma su relazioni finanziarie, sono differenti le strutture che possono essere messe in piedi e i paesi che possono essere toccati. Però sì, l'osservazione che facevi è assolutamente corretta. Ho capito, perfetto. Va bene, allora penso che abbiamo dato un quadro più o meno generale diciamo, sui paradisi fiscali, quindi non sono la casa del demonio come vengono presentati, e
sono strumenti assolutamente legali, utilizzati da aziende di tutto il mondo, insegnate nelle università di tutto il mondo, per cui è bene cominciare a ragionarci. Perché come Luca spesso dice anche nei suoi articoli, non esiste solo il marketing in un'azienda, cioè non esiste solo la capacità di guadagnare soldi, bisogna anche imparare a non perderli, conservarli, e questo si può fare in maniera perfettamente legale, pianificando appunto la spesa fiscale della propria attività. Assolutamente, una forma di protezione dell'azienda, dei propri capitali. La massimizzazione, l'ottimizzazione fiscale nel rispetto della legge può portare dei considerevoli incrementi di patrimonio che possono tradursi tra l'altro in un considerevole incremento dell'occupazione. Quindi anche qui mi rivolgo, vabbè, chiaramente all'amministrazione fiscale. Bisogna sempre guardare tutti e due i lati della medaglia e non subito tacciare demonizzazione una qualsiasi attività. È chiaro che la legge va rispettata. Un'ultima cosa, se mi permetti, Valerio, volevo fare il punto in ogni caso su altri importanti fattori che una pianificazione fiscale intelligente deve prendere in considerazione. Cioè, quando tu, questo vale sia nel caso più semplice di trasferimento di residenza, quindi quando si prende in considerazione l'idea di trasferirsi effettivamente in un altro paese, sia nel caso più generico di pianificazione fiscale, ossia quando un'azienda decide magari di aprire un nuovo mercato e di internazionalizzarsi, quindi magari di aprire una società in un altro paese. Quando si prendono in considerazione tutti questi aspetti di evoluzione del business, è importante appunto guardare non solo il livello di tassazione, che è fondamentale per il risparmio fiscale provenire dell'azienda, ma anche altri fattori, appunto, e chiudo, come per esempio il livello di stabilità politica. È inutile andare a costruire una società solo per risparmiare nell'Africa centrale quando magari non esiste nessuna possibilità che quel governo perduri per più di 2 settimane, per esempio. O Certo. ancora, è molto importante guardare qual è il livello dei sistemi di comunicazione, quindi guardiamo le comunicazioni a tutto tondo. Ma c'è la banda larga e cose del genere, o anche i collegamenti a livello di sistemi di comunicazione, potremmo intendere anche i sistemi di collegamento tra un paese e l'altro. Aprirmi, ad esempio, una società nello stato di Liberland, però poi mi trovo al confine la polizia croata che non mi fa entrare, insomma, ecco, questo era un esempio stupido, però Certo. è giusto per darmi idea di che cosa si intende per sistemi di comunicazione. Un Ancora, esempio un estremo. esempio assolutamente estremo, da manuale quasi. E ancora, bisogna guardare anche quelli che sono i fattori, la qualità della vita. Cioè, nel senso, questo vale soprattutto nei casi di trasferimento di residenza, trasferimento di residenza ovviamente sia di persone fisiche che di persone giuridiche. E questo lo diciamo sempre anche a tutti i nostri clienti quando ci chiedono dove andare a vivere. Non bisogna guardare soltanto il livello di tassazione, ma bisogna guardare anche qual è il livello, qual è la qualità della vita nei confronti della quale, come dire, qual è il livello di qualità della vita più adatto per noi, perché trattandosi di un trasferimento effettivo andando a vivere lì. Bisogna vedere se si vive meglio o peggio che in Italia, sempre per fare un altro esempio stupido. Però questo per dire che la pianificazione fiscale internazionale, se fatta poi da professionisti seri, prende in considerazione una serie di fattori che influiscono in maniera importante anche sulla qualità della vita del cliente. E mi fermo perché sennò. Sì, va bene, abbiamo dato abbastanza informazioni per oggi. Io direi di darci appuntamento al prossimo podcast, che spero sia breve. E do appuntamento a tutto questo podcast e vi invito a iscrivervi al gruppo Facebook Tax Planning Internazionale, dove ci sarò io, dove ci sarà Luca e altri imprenditori, professionisti interessati a questo argomento che, diciamo, danno fiato alle trombe. Luca, vuoi dire qualcosa per chiudere?
Vi ringrazio dell'ascolto, ci sentiremo presto. Va bene. Buon business a tutti. Thank you.